Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Sparking Zero e siamo in un nuovissimo contenuto dedicato ai 182 personaggi rivelati col trailer di ieri, veramente fantastico. E quest'oggi voglio andare a vedere insieme a voi, in particolar modo in questo video, i vari costumi che hanno inserito all'interno del gioco. Ma prima di iniziare mi raccomando un bel mi piace a questo video, non ve lo dimenticate. Ma soprattutto devo anche fare uno shout doverosissimo ad EveryEye per averci messo a disposizione questo video sul loro canale YouTube totalmente in italiano, con tutto il roster comprensivo di costumi e ovviamente personaggi, tecniche e tutto il resto. Quindi signori, io direi di partire immediatamente con il video. Partiamo ovviamente da Goku inizio, con le varie tecniche. Come vedete possiamo anche accessoriare i personaggi e ovviamente i vari costumi. Qui il primo che abbiamo visto è stato ovviamente il costume base, quello lì con cui diciamo utilizzeremo il personaggio di Goku inizio, mentre poi abbiamo visto il costume ovviamente quello che diciamo è ormai standard definire come Fitku, il costume di Fitku. Andiamo poi a vedere successivamente altre varianti del costume, con anche Goku Shirtless. Questo lo ricorderemo benissimo, questo è probabilmente derivante dallo scontro con Vegeta, insomma con Vegeta Scouter. Mentre poi questo probabilmente anche deriva in parte dallo scontro con Radish. Ma è veramente molto bello, quindi ci sta, molto buoni i costumi. Ed è anche carinissimo, ecco, questo il fatto che li possiamo accessoriare. E quindi potenzialmente si potranno creare varie versioni dei personaggi, magari del tutto personalizzate. Questo dovrebbe essere Goku Mid, quindi il Goku di Namek, fino in realtà a quantomeno la saga degli androidi e un po' saga di Cell, anche perché comunque abbiamo Goku con la Battle Suit Saiyan e anche Goku con i vestiti di Ardrath. Insomma, molto belli indubbiamente questi qui. Non c'è personalizzazione in questo caso, quindi a quanto pare gli accessori... oddio, su questo qui di Goku non ce l'ha, non c'ha gli accessori, quindi effettivamente pare che quell'aureola fosse dedicata come accessorio solo e soltanto a Goku inizio. Quindi forse alcuni accessori, ragazzi, sono esclusivi dei vari personaggi. Oddio, in realtà questo ce l'ha. Io non lo so, è un po' da capire questa cosa. È un po' effettivamente da capire. Oddio, forse sì, l'aureola effettivamente ce l'hanno i Goku che perdono la vita in un certo senso. Quindi Goku inizio perde la vita e come accessorio ha la possibilità di equipaggiare l'aureola. Stessa cosa per Goku fine, che effettivamente anche perde la vita e ha la possibilità di equipaggiare l'aureola. L'unico che non ce l'ha è il Goku mid, che in teoria dovrebbe arrivare fino a poco dopo la saga degli androidi, quindi appunto lì non la perde, la perde poi durante la saga di Cell, però lì effettivamente noi non lo vediamo quasi mai. Molto bello questo. Questa è una figata, questa è una figata, perché questo è il Goku Busaga, praticamente il Goku fine con la Battle Suit Saiyan, quindi bellissima, veramente bellissima. Questo qui credo sia il Goku di Super a questo punto, vabbè, stupendo. Goku Shirtless, Goku con la maglietta strappata, Goku con gli abiti di Super, quindi di Fukatsu no F, insomma. E poi ancora continuano varie personalizzazioni a livello di costumi. Ora ovviamente vanno visti vari dettagli, perché per esempio ci sono due Goku Shirtless e va capito quali sono i dettagli. Vediamo un attimo, perché qui ragazzi stiamo per vedere delle cose abbastanza esclusive. Cioè Goku di Super in versione Super Saiyan con in Shirtless, ad esempio, sarebbe molto carino da vedere. Sapete chi? Goku Super Saiyan God. Vediamolo un attimo, perché secondo me... guardate qui che figata. Allora, io adesso... allora, così l'abbiamo visto assolutamente con la maglietta blu durante il torneo del potere. Ma io in Shirtless, sapete che non lo ricordo se noi abbiamo mai visto Goku Super Saiyan God in questa versione, perché è veramente fighissimo. Cioè, questa è la cosa bella di Sparking Zero e il fatto che derivi per l'appunto dall'universo di Budokai Tenkaichi. Proprio che possiamo vedere anche a livello di costumi personaggi che di fatto non li hanno mai avuti. Veramente figata atomica. Vediamo, vabbè, con Goku blu non c'è problema, perché se non vado errato quello di Broly effettivamente era totalmente Shirtless, quindi ok, questo non mi fa strano. Il God mi ha fatto strano. Bellissimo l'Ultra Istinto, ragazzi, bellissimo. Gran modello, veramente molto bello, ci sta, ci sta. Mi piace l'aura, mi piace abbastanza sotto tutti i punti di vista. E l'Ultra Istinto è fighissimo in questa versione in realtà. Cioè, paradossalmente, fa più strano vedere l'Ultra Istinto vestito, diciamo, senza abiti strappati, piuttosto che con gli abiti strappati, insomma, in Shirtless con maglietta.
anche lui. Cioè, questo sembra praticamente quello di Heroes, se ci pensate. È proprio esclusivo, tra virgolette. Anche un pochino con questa maglia, se vogliamo. Vai, passiamo a Goku Kid di GT. Vediamo un pochino che gli hanno inserito come costumi. Nessun costume, non ha niente? Vediamo un attimo. Beh, effettivamente ci può stare, ci può stare che non abbia costumi. Ci sono anche poi le varie trasformazioni possibili. Vabbè, sono comprensibili, attenzione. Vengono tutte... Ah, ma su Goku Kid volevo vedere. Paolo, non c'ha costume. Quindi Goku Kid vuol dire che è solo questo. Non gli hanno messo il costume classico proprio della DB Saga, perché questo qui, sì, è il Goku della DB Saga. Però in realtà il Goku della DB Saga è ispirato, come vi dissi anche in live, al Goku di Shin Tani, quello che vediamo all'interno di Dragon Ball Super Broly durante il flashback. Quindi, no, attenzione, non fate confusione col Goku che vediamo durante il flashback, ma di Super Hero, ok? Mi raccomando, parlo di Super Broly del film. Colpo immaginativo, finto coraggio. Ok, Kamehameha, inizia il contrattacco ancora. Sono le mosse molto simili a quelle che avevamo proprio su Budokai Tenkaichi. Quindi peccato, Goku Kid non ha costumi. Oddio, vediamo, può essere che non ha aperto... Ah, oddio, vediamo. No, infatti non ha costumi. Ok, quindi è questo qui. Mi fanno strano anche le scarpette, lo sapete? Un po' strane, molto, molto strano questo Goku Kid. Peccato, peccato, perché manca effettivamente proprio il costume caratteristico di colore arancione. E manca anche il costume viola. Ecco, Vegeta Scouter c'ha effettivamente la possibilità di accessoriare o di non accessoriare lo Scouter. Molto carina questa cosa. Vegeta Grande Scimmia, vediamo se c'ha qualche costume in particolare. Sì, c'ha la Battle Suit distrutta. Vabbè, questo è lo scontro con Gohan, eccetera. Ah, molto carino questo, cavolo. Questo è interessante, questa è una novità. Molto bello questo, inaspettato, onesto. Questo è il Vegeta di... Questo è Vegeta in Z, ok, post Scouter, insomma. Quindi questo sarebbe all'effettivo il Vegeta della saga degli androidi, credo, no? Vediamo un attimo. Sì, è il Vegeta della saga degli androidi, perfetto. Della saga di Cell, in realtà. Tutto e per tutto, prende tutti i Vegeta. Vabbè, molto bello ovviamente lui, ma standard, nel senso, alla fine c'ha solo possibilità di Battle Suit. Questo è Super Vegeta. C'è solo la Battle Suite che si distrugge, ma per il resto niente di particolare, ecco. Vediamo Vegeta della Busaga, che cosa gli hanno inserito. Quindi questo è il Vegeta fine. Ah, gli hanno dato la possibilità al Vegeta fine di poter mettere anche a lui la Battle Suite. Quindi, oddio, ma Majin Vegeta anche può giocare con la Battle Suite? No, vabbè, raga, aspettate un attimo. Mi state dicendo che Majin Vegeta... Vedremo Majin Vegeta con la Battle Suite? Vediamo. No, ok, a lui non l'hanno data. Va bene, quindi... Vabbè, solo la possibilità effettivamente di giocare con Vegeta della Busaga con la Battle Suite, che è comunque una cosa particolare. Vegeta di Dragon Ball Super, guardate che bei costumi c'ha. C'ha la possibilità di avere il Battle Damage, quindi sia Battle Damage che Total Shirtless proprio. E anche Vegeta Super Saiyan. Vabbè, fighissimi questi, eh. Questi sono veramente belli. E poi sempre gli abiti di Fukatsu no F, insomma. Ecco, voglio vedere un attimo il God, vediamo. Vediamo Vegeta Super Saiyan God. Bellissimo, bellissimo. Guardate lo shirtless, che bello. Stupendo, splendido proprio. Vegeta Super Saiyan God, poi con gli abiti di Fukatsu no F, anche lui. E poi il Vegeta blu, ovviamente, ci mancherebbe. Molto belli, molto belli. Vegeta Super Saiyan 4 che abiti potrebbe avere? Allora, a volte non apre. Non so se perché si vede già da fuori che non ha costumi oppure no, è strano. Ad esempio, a Vegeta Super Saiyan 4 cioè, quale costume avrebbero potuto mettere? Avrebbero potuto mettere, ad esempio, un qualcosa di vicino a quello di Heroes. Insomma, con semplicemente, vabbè. No, in realtà quello è esclusivo di Heroes, perché poi devi cambiare anche i guanti e tutto il resto. Però avrebbero potuto giusto cambiare la colorazione dei pantaloni, quindi dei jeans, rendendoli di colore nero. Oddio, li chiamo jeans, ma in realtà non è che siano proprio dei jeans. Guan ragazzo, bello, insomma, tutte le varie versioni, bello, ci mancherebbe. Vediamo il Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 è anche fattibile con sia gli abiti demoniaci e sia anche la Battle Suite Saiyan. Molto bello. Vediamo. Vabbè, attenzione. Great Saiyaman splendido con Battle Damage. Fukatsu no F e Super. Molto bello, buon ragazzi. Veramente tanta roba. Poi Super Saiyan, vabbè, ovviamente sempre quello. Ma
mia, che bellezza. Guardate lì con gli abiti di Goku, il Super Saiyan, raga. Che bellezza questo Gohan, che bellezza. Poi... ah, una cosa che mi manca, sapete qual è effettivamente, mo che ci penso? Mi manca qualcosina all'appello. Mi manca qui, ma forse ci sarà, vedremo, forse sarà sbloccabile successivamente. Mi manca il costume di Goku, perché mi fa strano che ce l'abbiamo sul Gohan adulto, tra virgolette, e poi non ce l'abbiamo comunque sull'adolescente, come lo potete chiamare, e non ce l'abbiamo sul sul Gohan Super Saiyan 2, che è proprio il costume, se ci pensate, derivante dal movie di Bojack, quindi La minaccia del demone malvagio. Molto strano questo. Poi andiamo a vedere ulteriormente. C'è anche il cambio di capelli su Gohan, come avete potuto ben vedere. Vabbè, questo è il Super Saiyan 2, praticamente, visto il Super Saiyan, hai visto anche quello. Great Saiyaman anche con la bandana, va bene. Gohan Supremo. Gohan Supremo con gli abiti di Fukatsu no F, molto carino. Poi Mirai Gohan. Ah, ovviamente quelli che sono mancanti sono gli abiti di Super Hero, se ci avete fatto caso. Quindi Gohan effettivamente non c'aveva gli abiti che poi piccolo gli dà durante Super Hero. Ed è giusto, perché comunque quello, quelli in realtà, o quello come costume, effettivamente l'ho detto bene, lo vedremo tramite DLC. Quindi è giusto così. Ok, piccolo abbastanza standard. Krillin con la Battle Suit e Krillin con capelli. Dio santissimo benedetto, cancellatemi questa immagine dalla testa, veramente. Yamcha, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, quindi hanno fatto praticamente gli Yamcha della DB Saga come costume. E quindi aspettate, perché c'è possibilità per alcuni personaggi della DB Saga che sono stati tagliati fuori, comunque, di avere delle varianti simili a quelli. Oh, che bello Trunks comunque. Di avere delle varianti simili proprio grazie ai vari costumi. Molto bella questa cosa. Trunks Super Saiyan, va bene, molto standard. Trunks Super Trunks, vabbè, anche questo dovrebbe essere standard. Trunks del futuro di Super. Ok. Con l'abito, insomma, bruttissimo per quanto mi riguarda. Veramente brutto quel maglione, terrificante, però ci sta. Cioè, non brutto, attenzione, nel gioco, ma brutto proprio di per sé, veramente inguardabile. Poi abbiamo Goten, che pare non avere niente, nessun abito secondario, nemmeno Vegito. Ecco, qui quello che dicevo, avrei fatto giusto un cambio di colore, per esempio, costume con Vegito con abito di colore nero, per dirvi, ok? Gogeta non pare avere costume. Ecco qui però, per esempio, io darei modo di togliere e mettere l'aureola, insomma. Gogeta di Super, vabbè, bellissimo. Gogeta GT Super Saiyan 4, ma credo che qui non vi sia effettivamente la presenza di costumi, quindi inutile perdere tempo. Videl con trecce o senza trecce, non so come si chiama. Oddio, che belli, guardate qui che bellezza. L'avevo detto, alcuni effettivamente che mancano all'appello tramite, diciamo, personaggi della DB Saga, ci sono all'effettivo tramite PG, però derivanti, cioè tramite costumi, insomma, ecco, come personaggi derivanti dalla DB Saga. Molto belli, belli, ci sta. Freezer, vabbè, non può avere costumi, quindi lasciamo perdere. Mamma, che bello sto Full Power Freezer, oh, bellissimo. Mega Freezer anche, poi Freezer Final Form con tanto di Golden. Cell anche non può avere costumi, diciamo, alternativi, quindi ci sta. Il modello, raga, è stupendo, puoi vedere solo se si vede la differenza fra forma perfetta e corpo perfetto. No, diciamo non proprio. Majin Buu, i vari Super Buu, Buu Tanks, Buan e tutto il resto non possono avere abiti secondari. Jaozi, ok, Yajirobe anche, Pan GT, Ub molto bello, Ub di GT ovviamente, quello assente è l'Ub di Z, ma sti cavoli, è il bambino, quindi voglio dire, Majub anche molto bello, Bardock vediamo, ah, quindi Bardock il base è quello di Super Broly, quindi praticamente l'hanno canonicizzato, cioè, oddio, canonicizzato, è canonico quello di Super Broly alla fine, in fin dei conti. Però anche nel gioco hanno voluto seguire proprio il canon in tutto e per tutto. Ma anche proprio, ragazzi, sto gioco è dei film. Sto gioco è del film di Dragon Ball Super Broly. Cioè, non solo utilizza per i personaggi lo stile prevalentemente di Shintani, che è il main, diciamo, animatore e disegnatore, insomma, di Dragon Ball Super Broly, ma utilizza poi anche proprio quello che è il canon del film, insomma. Quindi un gioco palesemente che è stato avviato nel momento in cui Dragon Ball Super Broly
usciva o comunque era lì nelle fasi finali di lavorazione, io credo. Ginyu non ha il costume di Ginyu Goku, a quanto pare. Rikum con abiti strappati. Recold, che bello, mamma mia. Molto, molto strano. Questo si vede, da qui anche, raga, si vede che il Recold è quello di Super Broly, lo sapete? Oddio, solo una cosina, effettivamente, ora che mi ci fate pensare... Anzi, ora che mi ci fa pensare Recold... Freezer, fatemi vedere un attimo, perché... No, non ha costume alternativo. Ecco qui, per esempio, vabbè, è stato utilizzato ovviamente il Freezer di Zeta, e ci mancherebbe, deve essere utilizzato quello. Però qui, per esempio, potevano mettere il costume per la first form, per la forma base, insomma. Potevano mettere il costume di Broly. Questo Recold è veramente ispiratissimo a quello di Broly. Tantissimo. 17 MVP, 18 con i vari costumi, ovviamente al torneo del potere e le varie versioni di Zeta. Babidi, ovviamente, qui non ci aspettiamo niente, soldato. Broly, nessun costume, ci mancherebbe. Anche il Super Saiyan, Super Saiyan leggendario, bellissimo, raga, bellissimo proprio, ma splendido. Su Broly, ecco, potrebbero esserci dei costumi. No, qui non c'è, sul Super Saiyan e Super Saiyan leggendario. No, non hanno alla fine inserito alcun costume. Poi abbiamo Super Garlic Junior, qui c'è poco da mettere di costume. Dr. Willow, molto bello, veramente molto bello. Anche qui, raga, non c'è da mettere costume. Tarless con possibilità sia di equipaggiare l'accessorio Scouter sia di rimuoverlo. Lord Slug, anche qui non ci sono costumi di alcun tipo. Ecco, Cooler, corpo perfetto. Metal Cooler anche, molto bello, anche se qui da questa selezione non bellissimissimo. Oddio, lui si poteva togliere e rimuovere il cappello, ma io credo che farà parte del Battle Damage, sapete? Cioè, Super 13, tipo, nel momento in cui lo gli inizia a dare botte, gli parte il cappello. Cioè, secondo me funzionerà così. Bojack massima potenza, ok, molto bello. Janemba e Super Janemba, anche qui non vi è presenza di costumi. Tapion. Hildegarn, bellissimo, ragazzi, bellissimo sto Hildegarn, è veramente spettacolare. Anche qui però, vedete, si vede abbastanza, secondo me, un po' il fatto che abbiano voluto utilizzare lo stile di Shintani molto tondeggiante, perché questo Hildegarn è per l'appunto tondeggiante rispetto a quello che noi conosciamo dal film, comunque molto squadrato, cioè sì, è squadratissimo dal punto di vista sia dei dettagli che degli spigoli proprio. Poi Sincero, insomma Lee Sharon, come lo volete chiamare, più Super Lee Sharon, Omega Sharon sarebbe. No, costumi ovviamente ci mancherebbe. Beerus e Whis nemmeno dovrebbero averli. Goku Black e Goku Black Super Saiyan Rosé nemmeno, con tanto di Zamasu. Zamasu fusione versione corrotta. Frost anche, Kaba, questi qui a livello di costumi anche sono belli che a posto, insomma, non dovrebbero averli. Kefla, Kefla Super Saiyan e Kefla Super Saiyan 2, perfetto. Jiren anche. Qui al massimo si potrebbe mettere il Battle Damage, ma alla fine... Madonna, quanto strano sto Jiren Full Power così, dal roster. Molto strano. Toppo, anche qui un po' di Battle Damage ci potrebbe stare. Toppo Kaishin, stranissimo proprio, raga, è di una stranezza mai vista, però è fighissimo. Poi Dispo, Bergamo, Ribrien. Quanto pare Ribrien quindi non avrà la forma Giant, credo che sia abbastanza confermato. Kakunsa, Rosie e alla fine Anilaza. Ok, quindi di fatto abbiamo visto letteralmente tutto l'intero roster con tanto di vari costumi. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Molto ben fornito come gioco, raga, il roster è pazzesco. I costumi sono molto belli. Le uniche assenze che mi sento realmente di rilevare, allora, ci sono, diciamo, sorprese e sorprese un pochino amare. Le sorprese amare quali sono state per me, vedendo di fatto il roster completo a livello di costumi, ecco. Per esempio non aver messo il costume di Goku Kid, di Goku bambino, insomma quello della DB Saga, di colore viola, o non aver messo il costume arancione caratteristico ma senza la magliettina sotto e con, diciamo, le scarpette insomma adeguate, ecco, quelle che abbiamo sempre conosciuto. E per il resto, non lo so, forse c'è stata giusto qualche altra piccola mancanza, ve l'ho rilevata all'interno del video, adesso non me la ricordo nemmeno, però sicuramente su Goku Kid. Vere sorprese invece a livello di costumi, ovviamente il ritorno delle varie Battle Suit Saiyan sui vari Goku eccetera eccetera, le forme shirtless per Vegeta God, Goku God e tutto il resto,
la possibilità di avere anche l'ultra istinto con abiti non strappati, quindi totale esclusiva, totale novità al di là del manga. Un Goku ultra istinto sia in forma Omen che in forma Mastered con gli abiti diciamo non distrutti. E sorpresa super positiva che non mi aspettavo, i personaggi della DB Saga che vengono introdotti praticamente tramite costumi, quindi Jackie Chan non assolutamente inserito all'interno del roster ma presente come costume di Muten Roshi o Muten Roshi, vari Yamcha eccetera nelle versioni di Bisaga ma inseriti tramite costumi. Bellissimo ragazzi, questa è stata veramente la sorpresa delle sorprese per quanto riguarda la questione costumi. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi do appuntamento a questa serie live, mi raccomando non mancate, vi aspetto, vi do appuntamento anche al prossimo video dedicato a Sparking Zero ma anche perché no ad altri contenuti. Ciao ragazzuoli!